Eccolo. Grazie Presidente. Quando mi accingevo a preparare l'intervento per la dichiarazione di voto, mi sono andato a riguardare il perché siamo arrivati a volere questa modifica normativa. Primo, perché siamo andati dai cittadini e abbiamo detto che avremmo portato giustizia laddove la giustizia non c'era. In particolare, non far accedere al rito abbreviato a coloro che si sono macchiati di crimini gravissimi, non li cito ma sono stati ripetuti più e più volte in quest'Aula, fare accedere a un rito premiale è stato considerato da noi, e non solo da noi, una cosa assolutamente fuori luogo. E le ragioni per cui il nostro gruppo, insieme ad altri, voterà a favore di questa norma, sono di due ordini. Da un punto di vista della politica processuale, riteniamo che l'introduzione di questa norma non vada ad incidere su quelli che sono gli effetti della giustizia vera, cioè della certezza del diritto. Perché noi crediamo che una magistratura che agisce in modo corretto e secondo quelli che sono i suoi poteri potrà sicuramente portare avanti quelli che sono i processi che vedono imputati persone che hanno ben poco da ottenere da parte dell'ordinamento. A me basta ricordare alcuni casi. Durante le audizioni sono stati ricordati dei grossi processi, ne cito uno solo perché è quello che ha investito in particolare la terra da cui arrivo, la Brianza. Il processo, famoso processo infinito, processo enorme, molto importante, che viene citato proprio da coloro che sono stati auditi come un processo in cui buona parte degli imputati hanno potuto godere di quelli che sono i benefici del rito abbreviato. Io ritengo che al di là di quella che è la politica processuale, costoro, queste persone, non hanno nessun diritto di poter accedere a qualsiasi rito premiale, perché i crimini che sono stati perpetrati sono talmente tanto gravi e talmente tanto importanti che non possiamo permettere di metterli in secondo piano e non possiamo permettere che anche solo il passaggio dall'ergastolo ai 30 anni faccia passare poi dopo un messaggio negativo nei confronti della società. D'altro canto, non possiamo nemmeno, noi siamo il Senato, noi facciamo le norme, creiamo la norma che poi dopo deve essere attuata. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non possiamo sostituirci a quelli che sono altri tipi di problemi. Prima i colleghi riferivano che l'introduzione di questa norma avrebbe portato dei problemi dal punto di vista del traffico giudiziario. Però non è questo il punto, non è questo il momento in cui bisogna andare ad intervenire. Noi qui oggi introduciamo una norma che sottolinea il principio della pena, della certezza della pena. Coloro che si macchiano di questi crimini gravissimi devono sapere che non c'è nessun tipo di sconto. Non possiamo permettere di far passare anche solo il messaggio che queste persone, in un modo o nell'altro, alla fine, in qualche modo, ne vengano fuori. Perché non esiste, non esiste. Noi come politici, come legislatori, dobbiamo far passare il messaggio invece che se tu compi un reato di questo tipo, la devi pagare, ma devi pagare la pena. Poi c'è un altro principio, che deve essere quello, giustamente è stato ricordato, in ambito costituzionale la pena deve tendere alla rieducazione, ma una rieducazione che sia vera, una rieducazione che sia reale. E io mi chiedo, coloro che ci sono macchiate di omicidio,
devastazione, strage, quale tipo di rieducazione, una rieducazione che ovviamente deve provenire dal profondo dell'animo, ma noi, il nostro principio più importante, dobbiamo darlo alla collettività. La collettività che deve sapere che questo tipo di reati devono avere un disvalore particolare, perché altrimenti facciamo passare un altro messaggio, che va bene tutto, che va bene, ce la si può cavare sempre in qualsiasi modo. Quindi io, nel preannunciare ovviamente il voto favorevole da parte della Lega, Salvini Premier, Partito Sardo d'Azione, riteniamo di sottolineare come questa norma finalmente porterà, da un lato, più giustizia nel cuore di coloro che hanno subito questi crimini, ma dall'altro porterà quello che è la certezza del diritto, la certezza del principio che se tu commetti un reato di questo peso avrai sicuramente quella che è la pena che è prevista dalla legge e non ci sono scusanti. Un conto, ricordiamoci, è la rieducazione, un conto è far passare tutto, tanto va bene tutto, perché noi siamo qua a far introdurre una norma che verrà ascoltata da tutti i cittadini e il risultato quale sarà? Sarà che finalmente c'è qualcuno che ha portato avanti quello che aveva promesso in campagna elettorale e due, finalmente qualcuno che porta la legalità in mezzo alle strade, in mezzo alla gente. Grazie. La ringrazio.